Racconto un dialetto dei fatti di ciclismo e di pallone. A pallone ci ho giocato poco io, perché non ci siano i campi. A Cantalice non ti facevano giocare. Sto parlando quando ero Monello, quando ero Bardascio, e ci c'erano i rossi che comandavano quindi, e non si poteva fare niente. Ci ho giocato a pallone Stimmatini, quando si è in collegio, a Rieti. Era in cortile, polveroso, e pure là questo problema delle virosi, no? Non si poteva fare niente. In bicicletta invece ci sono dietro spesso, quasi sempre, ci ho sempre avuto una bicicletta fino a una certa età e sono stato appassionato pure del ciclismo, naturalmente riferito a un Giro d'Italia, ai mondiali, a Milano-Sanremo. Un Giro di Francia, ma in particolar modo seguiva un Giro d'Italia, anche perché mi piaceva vedere come sono fatte le campagne, come sono fatte i vari paesi in Italia, insomma era un'occasione per poter conoscere meglio l'Italia. Un'ode, visto un fatto strano, mi è capitato mentre stavo a vedere una tappa, un Giro d'Italia, un Giro di Francia. Non lo so qual era, si era il divano, ci teneva il divano, c'era una sala, e si vede tutto preso dal socialismo. Se sento uno che mi batte nella spalla, Giamba, chiamo tutti i figli, non ci sia nessuno, chiamo moglie ma non ci sia, chiamo mamma non ci sia, ma faccio sapere se sono tutti io sotto. Chi cazzo è che mi ha bussato nella spalla? Insomma, è un fatto che mi è rimasto impresso legato al ciclismo, legato alla visione di queste tappe. È un fatto strano. Un fatto strano che ancora non ho risolto. Non è che ci sta pensando tutti i giorni, mi è venuto in mente, no? In occasione del suo racconto. E allora per il momento sono distratto pure questo particolare. Per entrare in discorso della fotografia, era di maggio, 20 maggio dell'86, fu preparato su striscione, perché sapeva che saranno ripassati, ecco, i corridori da carrera, Saronni pure, naturalmente, e Visentini pure. Saronni era l'idolo di Sorma. Io parteggiavo per Visentini e se ne erano passati, ecco, e tanto fu. E i meccanici si fermarono queste macchine con le biciclette e furono forse contenti. E dice bene su, a Bindatizzi, che regalavamo che cosa. Siamo tanto contenti. Era la tappa da Pezzana a Rieti. Che non può vendere né da Visentini né da Saronni. E questi corridori da Bindatizzi su saranno ripassati pure a Matina, io a Rieti, la tappa successiva, che mi sembra che doveva essere Rieti Foligno, non ricordo benissimo, ma era Rieti Foligno. E allora pigliai i mulini miei, altri bardasciti vennero pure insieme a me. Andiamo su a Villatizzi e fummo accorti in modo strepitoso. Ci fece veramente piacere quel tipo di accoglienza, tutti contenti. Ci regalarono, come dicono i ci regalarono magliette, parasudore, para nei polsi, nei ginocchia, ginocchiere. Insomma, un sacco di roba, manco mi ricordo, i gadget di vario tipo. E un striscione, io facevo, e sì, forse ero contenti. Boh, mi tocca dire che ci sia una fotografia, perché io no, una fotografia non ci sta io. E mi ha scritto, ecco, mi ho pigliato un appunto, non sto a leggere. Dunque, da fila centrale, da sinistra. C'è stato Muglio Temperanza, che era il sindaco di Cantalice. Poi c'è Franco Temperanza,
Iole Dionisi, che sarebbe moglie di Amulio, mamma di Franco, Adriana Cirani, quella che è la che c'è un braccio alzato, poi c'è Stasia Pasqua, c'è la suocera mia, Eufemia Dionisi, e mamma, Serva Maria, detta Iole, poi c'è mio cognato Bernardino Dionisi, in canottiere, Reto, c'è Redondino, c'è Sorema, Antonietta si chiama. Poi c'è Antonio Lugini, Reto Amulio e a Franco, forse a Sigiovanni. In prima linea c'è Marco Dionisi, che sta in bicicletta, nepotemo. E vicino sta Guglielmo Giambaolo, piccolito, piccolito. Quanto tempo è passato? Nepotemo Paolo Dionisi, moglie, ma con Francesco Abbraccio. E l'altro nipote mio, Alfredo Dionisi, e c'è San Bardascio con una maglietta chiara che non sono riuscito a ricordarmi chi è.